Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Allora, oggi siamo qui con il nostro Rio 125 e volevo parlarvi di un argomento molto importante per l'acquariofilia. Allora, Ma è saltata la luce? perché Cos'è? Ma c'è? Boh, sarà un cortocircuito. scusa, ma l'acquario è acceso? È strano. Boh, Sarà un cioè. problema alla lampadina, magari. Però se è saltata la corrente in Andiamo a casa. vedere se è saltata in casa anche in giro. Aspetta che stacco la macchina fotografica. Ok. Questa qua non va perché c'è, cioè va È perché è una saltato batteria. tutto, eh? Saltato tutto. Guarda, non si accende. Boh. Andiamo a vedere se anche gli altri acquari sono accesi. Che Boh, andiamo a vedere. ansia. Sono accesi. Eh Come sono accesi? Perché sì. sono accesi? No, c'è qualcosa che non va. Cioè, Ma scusami, si è scusa, saltata la aspetta. corrente in casa. Prova. Non funziona. E perché quelli li vanno? Aspetta. Boh, non lo so, proviamo ad andare a vedere di là. Cosa c'è? Sta sfarfallando di là. Ma Perché fa quella roba lì? io ho paura, non voglio andare. No, giuro, non voglio andare. Aspetta che provo a No, no, andare vieni qua. Vieni qua. a vedere. Dici? Ma scusa, che lampadina è? Torniamo indietro, scusami, C'è. Vieni qui. No, c'è qualcosa che non va. E adesso? Cioè, io spero che sia uno scherzo che adesso funzioni la luce, scusa. Oh, meno male. Funziona. Ma scusami, ma che. Perché di là Vediamo sfarfallava? se adesso sfarfalla ancora. Ah, ok, adesso non sfarfalla più. Ok, forse era una specie di corto, non lo so, ci sarà stato un problema elettrico. Inquietante, io chiuderei comunque. Vabbè, dai. Facciamo il video. Dai, facciamo sto Finirà, video. non so, è strano. Facciamo sto video, che paura, vai. Vabbè, mettiamo. Cioè, boh. Non lo so. Ma secondo te cosa è successo? Ci sarà un corto, però è strano che gli Assurdo. acquari funzionino continuamente. Qua vediamo. Ok, funziona. Bene. Io sono pronta. Ragazzi, benvenuti nel mio canale. Allora, oggi siamo qui con il nostro Rio 125 perché voglio parlarvi di una cosa molto importante per noi, tutti noi acquariofili. Allora, hai sentito? Ma è. No. Oddio, aspetta che vado a vedere. Ho sentito come se si fosse rotto qualcosa. No. Oddio, guarda! Ma no, ma guarda, ma sta perdendo l'acquario! No, l'acquario degli Handler. No, ma io non ci Una credo! sgocciola. Ma che Ma secondo cavolo! te è una coincidenza? Ma che coincidenza, no? Non è una coincidenza! Cioè, non penso, ma che. No! Cioè la luce, il crack adesso c'è, si è rotto. No, no, comunque non possiamo più fare il video adesso, bisogna risolvere sta cosa. Scoppiamo. Dobbiamo salvare gli Ender, come No, facciamo? adesso svuotiamo tutto, che cavolo, bisogna svuotare tutto e rifare, magari usiamo quell'acquario lì che abbiamo in stand-by, capito? Dobbiamo farlo salvare subito, presto, veloce. Sì. Eccoci qua ragazzi, praticamente era un intro un po' speciale, un po' horror per Halloween e spero che non vi siate spaventati. Quindi in questo video vi farò vedere come ho allestito questo acquario qui che ho dietro di me. Praticamente, come avete visto, è vero che si è proprio rotto, ha iniziato a perdere il mio acquario artigianale da 100 litri in cui avevo messo gli Ender. Sicuramente è per via del silicone perché con gli acquari così vecchi magari il silicone ha iniziato a cedere, purtroppo non sapevo neanche
quanti anni avesse, quindi niente. Ho preferito subito svuotare tutto di corsa e adesso ho allestito questo acquario, che è un acquario che avevo già in casa, era pronto per essere allestito, un po' in stand-by, però insomma l'ho usato adesso per niente. Infatti è stato un errore forse lasciare l'acquario in garage, perché appunto ho avuto molte fasi di caldo estate, di molto freddo, e quindi il silicone comunque si rovina con i cambi di temperatura tenendolo proprio fuori, quindi forse anche quello avrà influenzato a questa perdita. Però non ci perdiamo d'animo, ovviamente subito si risolve e abbiamo un bellissimo acquario. Questo è nuovo, quindi speriamo bene ovviamente, e quindi adesso vi illustro un attimo. Praticamente, come vedrete poi dalle clip di tutto l'allestimento, di tutto quello che ho fatto per togliere tutta l'acqua da quello vecchio e poi rifare questo al volo, praticamente vedete già i pesci, perché l'acqua è la stessa. Ho quindi messo tutta l'acqua in delle taniche e ho messo ovviamente il fondo sempre Manado Dark della GBL, che è quello che appunto era nell'acquario, i tre cocchi e il sasso e poi le piante, quindi acqua matura, fondo maturo e anche il filtro. Il filtro, ragazzi, come vedrete poi dalle clip, è a cascata, a zainetto. Ho deciso di mettere questo perché è un acquario così carino che è un peccato poi andare a ingombrare con dei filtri interni. Non potevo mettere un filtro esterno vero e proprio perché non mi piaceva che stesse fuori, e di solito si mettono all'interno del mobile, ma dato che questo mobile, come poi vedrete, è un mobile che non ha la possibilità di avere il collegamento col filtro esterno dentro e all'acquario, quindi sarebbe brutto da vedere, e quindi ho scelto questo filtro a zainetto. Devo dire che è abbastanza silenzioso, per ora non ho avuto difficoltà, mi trovo bene. E ovviamente all'interno non ci ho messo le cose che venivano insieme al filtro, ci ho messo la spugna e i canolicchi, che ovviamente erano nell'acquario che si è rotto, e quindi diciamo che abbiamo fatto solo un trasloco di vasca e in tutto dovrebbe essere già maturo, già pronto per partire. Ecco perché ho messo subito i pesci. Comunque, quando succedono queste cose, ovviamente è bene monitorare sempre i parametri dell'acqua, magari ammoniaca, nitriti e nitrati, per vedere un po' l'andamento di tutto il nostro ciclo dell'azoto. E quindi speriamo bene. Comunque, se vedo ovviamente che i parametri iniziano magari a cambiare, ovviamente sposterò gli animali dove stavano prima per poi rimetterli qui. Allora ragazzi, questo più o meno è un 65 litri netti, quindi è un bel acquario, è un 50 di lunghezza, quindi è idoneo per gli handler. Devo dire che anzi forse è meglio, perché nell'acquario di prima era così grande, 100 litri per gli handler, che magari era un po' dispersivo, nel senso si apprezzavano di meno. Quindi adesso sono proprio contenta, speriamo bene. Invece per l'illuminazione ho fatto tutto un po' improvvisata, ragazzi. Ho usato le due palettine, le due luci che avevo. Una la usavo per la boccia, come vi ho detto nel video precedente sulla boccia, sull'aggiornamento della boccia senza filtro, è una luce che dovevo cambiare perché comunque era troppo potente per una piccola boccia, quindi l'ho messa qui. Ne ho messa un'altra, che è quella che usavo per il caridinaio. Ovviamente anche lì la luce l'ho cambiata. Per ora vedo che è molto illuminato, fa molta luce, e ovviamente se vedo che è troppa luce, praticamente ne toglierò una delle due, ragazzi. Dico così perché non so bene, è una lampada che ho preso su Amazon e non so bene, non c'è indicato quanti lumen ha, quindi io faccio fatica a stimare un po' la luce. Quindi niente, tentiamo, vediamo come va, e al massimo ne tolgo una delle due. In particolare volevo dirvi che questo acquario qui è vetro extra chiaro e l'ho fatto fare su misura e mi trovo bene per ora, però ovviamente vi farò sapere. Bene ragazzi, quindi adesso che vi ho fatto vedere un attimino il nostro nuovo ambiente per gli handler, vi faccio vedere subito, partiamo subito con le clip del cambio vasca. Thank you.
ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Per qualsiasi cosa, per qualsiasi curiosità, scrivetemi sotto nei commenti e noi per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao!